Ciao a tutti, mi chiamo Gabriele Tomaselli e sono il founder del canale Antichi Misteri, I Segreti della Bibbia, dove ogni settimana, partendo dalla Genesi e arrivando all'Apocalisse, abbiamo iniziato un viaggio alla ricerca di tutti quei misteri e di tutte quelle scoperte che possono essere fatte con il testo sacro, da un punto di vista storico, scientifico e soprattutto spirituale. Oggi però non sono qui per parlarvi solo del mio canale, ma per parlarvi di qualcosa, che riguarda la vita pratica e che in parte tratteremo anche nel nostro canale, in una rubrica, in una playlist chiamata I Misteri del Cuore. Quello di cui voglio parlare oggi è del modo in cui Dio può essere pratico e reale nella vita delle persone, in cui non solo può avere un risvolto storico, scientifico nel mondo che può dare attraverso la Bibbia, ma che può dare attraverso la vita delle persone un risvolto pratico, come lo ha fatto con me nel 2016. Nel 2016 io ho avuto un gravissimo incidente per cui dovevo essere morto, per cui se ancora fossi stato in vita, ero in vita. Non dovevo essere come mi vedete. Io cammino, parlo, comprendo normalmente e quello non doveva essere, da un punto di vista medico, il risultato che dovevo avere dopo il mio incidente. Nel 2016, mentre guidavo sulla provinciale a velocità sostenuta, andavo circa 80 km/h, ho avuto un mancamento, un calo di pressione o una distrazione forse, e la macchina è andata sul guardrail di ferro. Andando sul guardrail di ferro, io appena ha sbattuto col guardrail di ferro, io ho sbattuto con la mia testa sullo sterzo rompendomi il naso e poi la mia testa è uscita fuori dal finestrino e ho strisciato per diversi metri con la mia testa sul guardrail di ferro insieme alla macchina. È una situazione in cui normalmente si esce decapitati. Quella era la soluzione più semplice. Ma anche perché essendo schiacciato tra una macchina e un guardrail di ferro, dico, c'era poca soluzione di avere ancora la testa sulle spalle. Ma quello che è successo effettivamente, per farvi comprendere la tragicità di quel momento, è stato che la mia faccia si è graffiata in diversi punti, ho una cicatrice qua, una cicatrice qui, il mio orecchio era squarciato in 3 pezzi ed è stato ricostruito benissimo, devo dire, dai dottori, dei medici, dei neurochirurgi, chirurghi, scusate, che mi hanno aiutato e ho riportato diversi tipi di fratture. Le più importanti sono state una qui nel cranio, dove un pezzo di ferro è penetrato, uno spuntone, e ha fatto in modo che un osso rientrasse nella parte più interna del cervello. Poi ho fratturato l'osso C2, che è il più importante osso del collo ed è quello per cui molti, rompendolo, rimangono sulla sedia a rotelle a vita. Il medico mi disse che bastava che 1 mm in più, la frattura fosse 1 mm in più in là e lei sarebbe rimasta sulla sedia a rotelle per sempre. Poi un'altra frattura che ho riportato dopo queste due gravissime e importantissime è stata anche arachide dorsale, qui nella parte superiore della schiena, se ricordo bene il termine. Ora capite che dovevo essere epilettico per l'osso che ho dentro il mio cervello e che ho ancora perché non ho voluto operarmi, dovevo essere epilettico, dovevo essere paralizzato per l'osso del collo che mi sono fratturato in C2 e dovevo avere tantissime altre conseguenze. La realtà è stata che io, benché mi dessero epilettici, di cui non ho mai avuto bisogno perché non ho mai avuto un attacco epilettico in questi 4 anni, io, già dopo il secondo giorno volevo alzarmi in piedi. E i medici dicevano: no, no, non può alzarsi dal letto, non lo può fare. E io dicevo: ma perché? Io sto bene, comprendo, parlo, posso camminare. E per loro questa era una cosa stupefacente. Alla fine mi dimisero dall'ospedale dopo 5 giorni, mentre normalmente chi ha avuto incidenti come il mio sta mesi e mesi anche solo per la riabilitazione. A me fecero andare via dopo solo 5 giorni. E il dottore mi guardava stupefatto e mentre mi guardava stupefatto io poi un giorno gli chiesi: dottore, cosa ho? Cosa c'è che non va? Perché volete operarmi se io alla fine non ho nessuna conseguenza?
Il dottore mi disse: Tomaselli, che le devo dire? Io certe volte prenderei i libri che studio e li butterei nella spazzatura, perché quello che vedo non corrisponde a quello che ho studiato. E credo che questa sia la più grande testimonianza, più grande della mia stessa, data da un neurochirurgo, un uomo di scienza umana, di scienza del corpo umano, che dice questo e riconosce che effettivamente in quell'incidente c'è stato qualcosa di non umano a salvarmi e a farmi continuare a essere così come oggi mi vedete, cosciente, potendo camminare sulle mie gambe, potendovi raccontare questa storia solo ed esclusivamente per dare la gloria a colui che è stato l'autore di questo miracolo e che si chiama Gesù Cristo. Che si voglia accettare o no questo nome, lui è colui che lo ha fatto. E in quei giorni ho sentito la sua presenza in un modo speciale. Dio era vicino a me, era vicino al mio cuore. Dio mi parlava, Dio mi sosteneva, Dio mi fece comprendere che aveva salvato la mia vita. E amico, amica, qualsiasi cosa tu stai passando, sia un problema economico, sia un problema fisico, o forse stai anche bene, ma senti dentro il tuo cuore un vuoto. Sappi che lui può salvarti anche oggi. Lui può salvare te oggi, ma devi essere tu a volerlo. Io allora amavo Dio, allora credevo in Dio e anche oggi, ancora di più dopo questo evento, lo amo e voglio che il suo nome sia conosciuto. Se tu hai qualche dubbio, ti prego, non lasciarti trasportare dal pregiudizio, non lasciarti trasportare dalla confusione che oggi c'è. A migliaia e migliaia in massa. Cerca quello che nel tuo cuore senti più giusto, quella mancanza, quel bisogno che senti nel tuo cuore e che ti dice che in verità è vero che solo Dio può salvarti, che solo Dio può salvarti come ha fatto con me. Voglio dirti anche in questo tempo di coronavirus, dove la morte ci è sempre più vicina, che non. Se questo ti angoscia, se questo ti preoccupa, non devi essere tanto preoccupato per la morte. Io ero morto già nel 2016. Io dovevo essere morto già nel 2016, amico e amica. Ma non sono morto perché Dio non ha voluto, perché ti potessi raccontare questa storia e perché anche tu potessi conoscere questo Salvatore. Io ti voglio invitare oggi a chinare il tuo capo e rivolgerti a Dio. Qualsiasi paura, qualsiasi bisogno, qualsiasi mancanza, qualsiasi malattia, qualsiasi problema, rivolgilo a Dio e Lui ti ascolterà, Lui ti salverà, Lui è il tuo Salvatore. Ma se non lo fai, se non accetti di credere in Lui, se non accetti nemmeno di dirgli una parola, nemmeno di chiedergli spiegazioni, sappi, amico e amica, che lui non potrà farlo. Io so che se quel giorno, in quell'incidente così tragico, se non avessi creduto in Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia forza, probabilmente oggi non sarei qui con voi. Io sono qui con voi perché ho una missione sulla terra che mi è stata affidata da Dio, che è quella di farti conoscere che hai un Salvatore, ma ce l'hai solo se tu lo desideri. Gesù Cristo è il tuo Salvatore. Come lo è stato per me. Se io fossi morto in quel giorno, sarei andato in cielo. Non sarei stato infelice. Sarei morto e sarei oggi in un posto migliore, credimi. Tu, dove andrai quando morirai? È questa la cosa di cui devi preoccuparti. Il coronavirus conta poco. Un giorno dovremo morire, che sia oggi, sia fra 10 anni o sia tra 30. Dovremmo morire, amico. Ma dove andremo dopo? Che fosse stato nel 2016, che sia nel 2020 o che sia nel 2050 o 60 o 70, mi importa solo di dove andrò dopo. Il resto conta poco, perché io voglio stare con lui, è il mio Salvatore e il suo nome è Gesù Cristo. Ti saluto e ti do un abbraccio.
Se hai desiderio di parlare con qualcuno, puoi farlo. Magari puoi lasciare un commento o puoi rivolgerti al founder del canale. Sappi che Dio non è lontano come lo descrivono. Dio è lì, vicino al tuo cuore. Un saluto e a presto.